Benvenuti a tutti alla 14ª edizione del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Toccati. Qui nell'auditorium del Festival Comunità Ludiche, realtà istituzionali e personalità di rilievo affrontano in un dialogo a più voci le diverse tematiche del gioco che arrivano dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. L'auditorium, messo a disposizione dei visitatori del Festival dell'Associazione Giochi Antichi, accoglie esperti e appassionati uniti dalla volontà di far conoscere la cultura ludica e valorizzare il gioco tradizionale, in un viaggio fatto di testimonianze, racconti, filmati e materiali di gioco che travalica i confini geografici. Come molti di voi sanno già, quest'anno l'ospite d'onore è la Cina. Proprio per questo apriamo gli incontri dell'auditorium dando il benvenuto al dottor Cesco Reale, che ci parlerà del, spero di pronunciarlo bene, UZCI. Nell'intervento la matematica semplicità del Gomoku. UZCI è un gioco simile al Tris o Forza 4, nel quale vince il primo che allinea 5 piedine. Attraverso la semplicità di questo gioco potremo capire anche la relazione con i sistemi matematici. Il pubblico sarà invitato a partecipare, quindi mi raccomando ascoltate bene, analizzando anche delle situazioni di gioco. Lascio quindi la parola al dottor Cesco Reale. Grazie Anna Maria. Innanzitutto vi propongo di avvicinarvi, innanzitutto anche perché con i riflessi magari non si vede benissimo. Come avete visto all'ingresso c'è il nostro Marco del Go Veneto che ha portato alcune tavole di gioco, sono tavole da Go ma sono adatte anche per il Wuzhi, il nome giapponese è Gomoku, adesso che comprenderemo meglio il nome. E quindi io faccio un intervento di una mezz'ora circa e poi durante l'intervento già giocheremo insieme guardando lo schermo e poi se volete potrete fare qualche partita, una partita dura 5-10 minuti, quindi insomma è un gioco molto rapido. Allora, intanto mi presento un attimo di più, sono Cesco Reale, coorganizzo da diversi anni il Festival Italiano di Giochi Matematici, in cui alleniamo la Nazionale Italiana di Giochi Matematici e in cui abbiamo, tra le altre cose, un grande torneo multiludico a squadre con tanti giochi di strategia e il Gomoku è uno di questi. Allora, innanzitutto il nome, io qui ho scritto Gomoku, che è il nome giapponese. Go in giapponese, in questa parola, vuol dire 5 e Moku vuol dire pedina o punto. Quindi 5 punti. Il nome cinese è Wuzhi, U vuol dire 5, Z vuol dire pedina o punto, e C vuol dire gioco di tavoliere. In genere si conosce di più il nome giapponese per una questione di semplicità fonetica e anche per una questione storica, perché il gioco, sia il Go sia il Gomoku, sono entrati in Europa attraverso, diciamo, dal Giappone. Quindi la terminologia essenzialmente è giapponese e che è anche più facile da pronunciare. Visto che però qui siamo al Toccati con l'ospite d'onore Cina, quindi vi dico anche il nome cinese che è Wuzhi. Ecco, un'altra cosa giusto per concludere la presentazione, io mi occupo molto di giochi e di matematica, quindi ho anche un canale YouTube su cui ho alcune presentazioni sul gioco, sulla matematica e sulle relazioni tra giochi e matematica, in particolare poi sui giochi di strategia. Allora, oggi, grazie mille, acqua del Toccati, ecco, vedete, acqua Toccati. L'idea di oggi è di presentarvi un parallelismo tra le regole del gioco e gli assiomi della matematica. Non spaventatevi. E tra l'altro interrompetemi in qualunque momento, appena avete domande alzate la mano e fatemi delle domande, tanto sarà comunque interattiva la chiacchierata. L'idea qual è?
Che cos'è un assioma? Qualcuno di voi si ricorda magari incubi a scuola quando dovevate studiare assiomi e teoremi? Sì? Che cos'è un assioma? Una regola che non si mette più in discussione, giusto? Allora, la matematica si basa su sistemi formali. Un sistema formale è un insieme di assiomi, cioè di, appunto, di regole del gioco che stabiliamo, e sono una serie di regole del gioco che noi stabiliamo, e poi da queste regole, combinando queste regole, riusciamo a trovare dei teoremi, che sono delle frasi che ci dicono delle verità sul sistema che stiamo studiando. Esattamente come nel gioco, noi possiamo determinare alcune regole di gioco e poi, analizzando queste regole, possiamo dedurre delle strategie di gioco. Possiamo dedurre che una certa configurazione di gioco non può verificarsi. Lo possiamo dedurre a partire dalle regole che abbiamo stabilito. Ok? Questo è un po' il parallelismo che voglio fare oggi. Allora, comincio con tre diapositive, tre di matematica, poi passiamo solo al gioco, non ci sarà più. Ok? Allora, i cinque postulati di Euclide, no? Geometria piana. Primo postulato, tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed una sola retta. Li visualizziamo che è più semplice. Il numero 1, riuscite a vedere? Prego. Se mi scrive dopo gli posso mandare la presentazione. Tra l'altro sarà poi su YouTube la presentazione. Sì. Riuscite a vedere? Si riesce a vedere? Sì? Allora, quindi, primo postulato, tra due punti esiste una retta che attraversa i due punti. O meglio detto, tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed una sola retta. Il numero 2 ci dice, se abbiamo due punti, abbiamo un segmento, possiamo sempre prolungarlo indefinitamente. E quindi possiamo creare una retta che potenzialmente è infinita. Il numero 3 ci dice che possiamo creare un cerchio. Se abbiamo un raggio, possiamo creare un cerchio. Beh, insomma, niente di strano, no? Il numero 4, se abbiamo due rette, possiamo mettere in maniera tale che formino quattro angoli uguali. Questi quattro angoli si chiamano retti e tutti gli angoli retti sono uguali tra loro, congruenti tecnicamente. E fin qui tutto tranquillo. E poi c'è il postulato numero... Stai gen. Poi c'è il postulato numero 5. Il postulato numero 5, che invece è un po' più complicato, dice che se abbiamo una retta e un punto P al di fuori di... La retta è quella sotto. E un punto P al di fuori di essa, per questo punto P passa una sola retta parallela alla retta iniziale. Ok? Abbiamo una retta sotto, prendiamo un punto P al di fuori. Quante sono le rette parallele, cioè le rette che non toccano la retta di sotto? Non vi preoccupate, parliamo subito di gioco, eh? La parte matematica finisce subito. Lo dico per i nuovi arrivati, perché non si spaventino. Stiamo facendo un parallelismo tra regole di gioco e assiomi della matematica, ma passiamo subito al gioco, garantisco. Quindi, parallela nel senso che non tocca, no, non si toccano, questo vuol dire parallela in questo senso qui. Quindi, se abbiamo un punto P fuori dalla retta iniziale, esiste una sola retta parallela a quella data. Ora, l'idea è che per anni, per secoli, i matematici hanno provato a capire se questo quinto parallelo fosse questo quinto postulato fosse veramente essenziale, se fosse dimostrabile a partire dai primi quattro. Non lo è, e alla fine siamo arrivati a scoprire nell'Ottocento più o meno che in effetti questo quinto postulato può essere anche cambiato. Allora, cambiare questo quinto postulato vuol dire cambiare le regole del gioco e quindi vuol dire creare un nuovo mondo. Vediamo meglio. Se per esempio noi come quinto postulato scegliamo un postulato che dice per un punto passano infinite parallele ad una retta data, cosa succede? Che stiamo cambiando le regole del gioco, quindi stiamo cambiando il nostro mondo di riferimento. Questo si chiama disco di Poincaré, è un disco all'interno del quale
la parola retta assume un nuovo significato. Non entriamo adesso nel perché cambia il significato, però credetemi, la parola retta assume un nuovo significato, e la retta nel disco di Poincaré è un qualunque arco di cerchio in cui il centro dell'arco è sul bordo del cerchio. Quindi, per esempio, queste sono tutte rette. Questa qui, per esempio, è una retta, è un arco di cerchio, però si chiama retta in questo disco di Poincaré. Questa qui è una retta, questa qui è una retta, questa qui è una retta, ok? Allora, in questo mondo, se noi prendiamo una retta e prendiamo, diciamo prendiamo una retta qui, piccolina, questa qui, e prendiamo un punto al di fuori di essa, ci sono tantissime rette che passano per quel punto e che sono parallele alla retta iniziale perché non la toccano. Ok? Quindi abbiamo cambiato una regola del gioco e stiamo cambiando il nostro mondo di riferimento. Prego. Sì, il tavoliere del Go sta nella geometria euclidea, giusto? Sì, diciamo ci riferiamo più che altro a... È quello che dicevo prima, la parola retta cambia significato. È un arco di cerchio in questo caso. Tra l'altro, Escher, il litografo olandese del secolo scorso, si è ispirato, ci sono ben 4 opere di Escher che si chiamano Limite del cerchio, e vedete che si ispira al disco di Poincaré. Questa si chiama geometria iperbolica, ultima diapositiva di matematica e poi passiamo soltanto al gioco. Geometria ellittica. Cambiamo di nuovo il quinto postulato e diciamo che per un punto passano 0 parallele ad una retta data. E troviamo la geometria ellittica. La geometria ellittica è praticamente la geometria che abbiamo su una sfera, in cui qui il significato di retta è un cerchio massimo sulla sfera. Tipo l'equatore è un cerchio massimo per la Terra, no? Oppure 2 meridiani opposti sono un cerchio massimo per la Terra. Allora, qui, se prendiamo una retta data, per esempio l'equatore, ok? Prendiamo un punto fuori di essa, per esempio il punto A, questo qui. Qualunque cerchio massimo che passi per A interseca l'equatore. Questa tra l'altro è anche la risposta per la quale all'equatore ci sono sempre 12 ore di luce e 12 ore di buio, perché l'equatore è un cerchio massimo, il circolo di illuminazione terrestre, cioè la zona di confine tra luce e ombra proiettata dal sole, è anch'esso un cerchio massimo, 2 cerchi massimi per forza devono intersecarsi a metà, e quindi all'equatore ci sono sempre 12 ore di giorno, cioè di luce e 12 di buio. Okay. Quindi nella geometria ellittica, quindi sulla sfera, data una retta, esistono 0 rette parallele, perché qualunque punto cioè che passano per un punto al di fuori di essa, quindi qualunque punto al di fuori dell'equatore, tutti i cerchi massimi che passano per questo punto toccano l'equatore, okay? Intersecano l'equatore. E tra l'altro, quindi cambiando le regole del gioco, ultima cosa matematica, vi faccio vedere questa qui. Possiamo avere... Qual è la somma degli angoli interni di un triangolo in geometria euclidea? 180 gradi, cioè un angolo piatto. 180 gradi. Qui invece, nella geometria ellittica, possiamo creare dei triangoli con 3 angoli retti. Se prendete il polo nord, poi un punto sull'equatore A e un altro punto sull'equatore B, in maniera tale che questo angolo sia 90 gradi, abbiamo 90 gradi qui, 90 gradi qui e 90 gradi qui. Questa è una cosa che in geometria euclidea non può succedere in un triangolo. Qui un triangolo è chiaramente un triangolo, lo chiameremo deformato, però in geometria ellittica è un triangolo, ok? Perché ci muoviamo solo sulla sfera. Qui abbiamo dei triangoli con 3 angoli retti. Questo può succedere perché abbiamo cambiato le regole del gioco. Quindi cambiando le regole otteniamo un mondo diverso, quindi un gioco diverso. Ok? Poi le applicazioni matematiche, diciamo, non ne parliamo adesso, ma ci sono un sacco di applicazioni, ad esempio nella fisica, no? Un sacco di altre applicazioni anche della tecnologia che fanno riferimento a questi sistemi matematici. Però questo adesso non ci interessa, diciamo.
Allora, a questo punto passiamo al Uzeci o Gomoku. Nato, è probabilmente uno dei giochi di strategia più antichi al mondo, probabilmente nato oltre 4.000 anni fa, non si sa, diciamo non, però alcune, secondo alcune tesi è nato oltre 4.000 anni fa in Cina, quindi il gioco è comunque di origine cinese, poi è arrivato in Giappone intorno, probabilmente insieme al Go, quindi intorno all'800, 700, anzi, quindi ottavo secolo, e poi è diventato anche molto giocato in Giappone, e poi in Europa è stato conosciuto attraverso il Giappone. Quindi, come dicevo prima, ecco perché i termini sono essenzialmente giapponesi. Questo vale sia per il Gomoku e anche per il Go. Questa è la scrittura cinese di Uzeci. E allora vediamo, quindi vuol dire gioco delle cinque pedine. Vediamo quindi i famosi cinque postulati del Gomoku, in questo caso, non quelli di Euclide, ma del Gomoku. In pratica le cinque regole del gioco che ho cercato di schematizzare. Prima regola, si gioca sugli incroci. Questo è tipico dei giochi cinesi. Anche nel Go è così, anche negli scacchi cinesi. Seconda regola, il tavoliere è 15x15. Noi qui abbiamo 19x19 perché sono i tavolieri da Go, ma il gioco non cambia moltissimo, insomma. Però, diciamo, tecnicamente il tavoliere è 15x15. Regola numero 3, comincia il nero. Quindi terzo postulato. Quarto postulato, a turno, nero e bianco piazzano una pedina su un incrocio libero. Quinto postulato, vince il primo che crea una linea orizzontale, verticale o diagonale di 5 o più pedine consecutive del suo colore. È come il tris, però bisogna arrivare a 5. Chiaro? Ci sono domande? No? Perfetto. Allora adesso cominciamo a giocare. Tocca a voi. Spero che riusciate a vedere abbastanza bene la situazione perché adesso dovete rispondermi. Allora, innanzitutto le coordinate A, B, C fino a I lunga e da 1 a 12. Ok? Siete il nero. Dove giochereste? Vuole venire a indicarlo o vuole provare a dire la coordinata? lei è il nero, deve cercare di fare 5. Deve cercare di fare 5. No, deve cercare di fare 5. Si riesce a aumentare la luminosità dello schermo? No, eh? Tutti attaccati chiaramente 5. Sì. Allora proverai intanto lì. Qui? Lì, sì. Sì, questa è una buona idea. Riuscite a vedere, eh? Sì? Sì? Ok. Quindi, questa è una buona idea perché giocando qui abbiamo un 4... in verticale, che è bilaterale, aperto sia sotto che sopra. Prima fare un'altra cosa. Sì. Porterei questo sopra. Non si possono spostare le pedine. Non c'è, nei postulati non c'è che si può spostare una pedina. No, ma questa la sposto lì. Non si, no, ma nei postulati non c'è, che, non c'è un postulato che dice si può spostare una pedina. Quindi sta violando le regole del gioco. Potrebbe andare in prigione per questo, è gravissimo. Ma non si può, quello è un altro gioco, è proprio quello il concetto che voglio far passare. Cioè noi possiamo inventare un altro gioco e dire un sesto postulato in cui si possono spostare le pedine. Però stiamo inventando un altro gioco. Nel Gomoku le pedine non si spostano. Comunque la sua proposta è ottima, perché giocando qui formiamo un 4 verticale bilaterale. Bilaterale vuol dire che è aperto sia cioè da entrambi i lati. Per cui abbiamo due minacce di fare 5. Ok? Altre proposte? Prego. Questa qui, perché questa qui è interessante? Perché così ci sono 4 di qua e potrei metterlo qua e 4 di qua. Esatto, c'è un doppio 4. Bravo. Ok? Quindi giocando qui abbiamo fatto un doppio 4. Sono due 4 monolaterali, perché sono aperti entrambi da un solo lato, però sono due in due direzioni diverse,
quindi c'è comunque una doppia minaccia. Ok, e quindi se l'avversario mi blocca da una parte, io posso vincere dall'altra. Altre proposte? Ce n'è ancora una. Qualcun altro? Chi vuole provare? Prego, prego. Allora, questa qui non funziona perché fa un 4 monolaterale, per cui il bianco ci stoppa subito, ci blocca subito lì. Però io posso poi scendere in due mosse? Sì, in due mosse magari si possono fare tante cose, però in una mossa non è la mossa migliore. C'è una però ci sei quasi, eh? Se guardi bene, c'è una mossa molto simile che è migliore. La riga sopra, vieni. La riga sopra, ci dicono da... Sì, giusto. Dov'è? Qua. Esatto, qui facciamo un 4 che è bilaterale, di nuovo. Abbiamo la doppia minaccia sia a destra che a sinistra. Ok? Ottimo, grazie mille. Quindi, procediamo. L'idea è dover creare una doppia minaccia di vittoria. Allora, introduciamo qualche definizione, come si fa anche in matematica. Il quatris sono quattro pedine, ok? Il quatris bilaterale è un quatris aperto da entrambi i lati. Per cui con la mossa 1 abbiamo effettivamente un doppio quatris, perché in A o in B abbiamo due minacce di fare un cinquis, ok? Quindi di vincere. La mossa 2 e la mossa 3 creano invece un quatris bilaterale. Perfetto. Allora, proviamo, combiniamo i postulati 4 e 5. Il postulato 4 era quello in cui si gioca alternativamente, dice si gioca alternativamente il nero e il bianco. Il postulato 5 dice che per vincere bisogna arrivare a 5 in fila, almeno a 5. Li combiniamo e proviamo a creare un teorema 1. Teorema 1 che dice, se ho una doppia minaccia di cinquis, ho vinto, vinco. Siete d'accordo? Tutti d'accordo? Nessuna obiezione? No? E invece no. Sbagliato. Vediamo subito un controesempio. Non so se vi ricordate queste parole dalla scuola, quando studiavate matematica o geometria in particolare. Ma non necessariamente, diciamo matematica. Eravate talmente attenti al nostro attacco che non vi siete accorti che 2 centimetri più in là il bianco ha già un quatris e quindi la prossima mossa vince. Siete stati disattenti. Vede? Eccolo qua. Non l'ha visto? Era lì, eh? Non l'ha visto? Vede? Siete stati disattenti. Era lì e non l'avete visto. Quindi il nostro teorema 1 non è corretto. Proviamo a modificarlo. Come va modificato secondo voi? Il teorema 1. L'idea è che dobbiamo essere in una condizione di vantaggio. Quindi non basta dire se ho una doppia minaccia di cinquis. Devo dire, e l'avversario non ce l'ha, allora vinco. Non c'è bisogno che l'avversario non abbia una doppia minaccia. Basta che l'avversario non abbia una minaccia di cinquis. Ok, attenzione, è una sottigliezza. Quindi, se ho una doppia minaccia di cinquis e il mio avversario non ha minacce di cinquis, allora vinco. Perché l'avversario alla prossima mossa non può vincere. Non mi può bloccare perché ho due minacce e quindi vinco. Quindi teorema 2, ok? È questo qui. Adesso, tutti d'accordo sul teorema 2? O ci sono obiezioni? Tutti d'accordo? Sì? Ok. Per semplicità, d'ora in poi non assumeremo sempre... d'ora in poi assumeremo sempre, ipotizzeremo sempre che l'avversario non abbia attacchi migliori dei nostri. La chiameremo ipotesi di vantaggio. Quindi d'ora in avanti datelo sempre per buono che siamo
l'avversario non sta meglio di noi, non ha attacchi migliori dei nostri, ok? Per semplicità. Allora, corollario 2.1, vi ricordate cos'è un corollario? Vai, prova. È una regola dentro un altro teorema, più o meno. Cioè, abbiamo un teorema e abbiamo un sottoteorema che possiamo dedurre dal teorema iniziale, diciamo così. Quindi il corollario 2.1, che deriva dal teorema 2, ci dice che se ho un quatris bilaterale, vinco. Ok? Perché il quatris bilaterale è una doppia minaccia di cinquis, siamo nell'ipotesi di vantaggio, e quindi il corollario 2.1 è valido. Ok? Si può dedurre dal teorema 2. Magari avete sempre visto applicato alla matematica. Qui proviamo ad applicarlo a un gioco, perché appunto i postulati sono le regole del gioco, quindi c'è un forte parallelismo. Ok, procediamo. Tocca a voi di nuovo, siete il nero, dove giochereste? Prego, dove giochereste? Ho già visto una risposta buona. È tornato il signore di prima che sta provando a... Prego. Sì, quindi... Tipo, qui? Sì. Giusto. Giusto? Allora, vediamo. Giocando in D4... creiamo un doppio tris bilaterale. Cioè, avendo giocato... Adesso fa un po' di... Gracchia un po'. Avendo giocato in 1, abbiamo in A e in B due minacce di creare un quatris bilaterale. Perché se io dopo giocherò in A, avrò un quatris che è bilaterale. Se giocherò in B avrò un quatris che è bilaterale. Quindi ho una doppia minaccia di quatris bilaterale. Ok? Allora proviamo a creare un teorema 3. Teorema 3, sempre nell'ipotesi di vantaggio, che ci dice: se ho un doppio tris bilaterale, vinco. Siete d'accordo? Nell'ipotesi di vantaggio, nell'ipotesi, cioè noi l'avversario non ha attacchi migliori dei nostri. Allora, vi propongo questo teorema 3. Se ho un doppio tris bilaterale, vinco. Siete d'accordo oppure no? È sempre vero? Lui è d'accordo? D'accordo? C'è qualcuno che discorda? D'accordo? Sì? C'è qualcuno che discorda? Adesso ha appena giocato il nero. Ok? E tocca al bianco. Però diciamo, al di là della situazione specifica, io adesso vi propongo un teorema che deve essere valido sempre. Quindi il teorema dice, cioè la strategia in un certo senso, il rapporto, diciamo, i postulati sono le regole del gioco, i teoremi sono le strategie del gioco, no? Allora, il teorema che vi propongo, quindi la strategia, diciamo, che si potrebbe utilizzare poi in gioco, è: se ho un doppio tris bilaterale, vinco. Tutti d'accordo? Allora, e se fossimo in questa situazione, cosa succederebbe? Eh no, c'è una pietra bianca in più, vedi? Cioè, rispetto a questa situazione iniziale, qui ho una pietra bianca in più. Cosa succederebbe? Prego? Sempre quella? Quindi vinco lo stesso? No. Non vinco. No. Vediamo. Se io qui gioco la stessa pietra di prima, la numero 1, ho sempre un doppio tris bilaterale, no? Perché questo è un tris bilaterale, questo è un tris bilaterale, giusto? Solo che abbiamo di nuovo trovato un controesempio.
Perché se il bianco ci blocca di qui, questo tris bilaterale non può diventare un quatris bilaterale, perché non c'è spazio. E quindi non riesco a vincere. Posso fare un quatris, per esempio posso giocare qui, faccio un quatris che è monolaterale, e però poi il bianco mi blocca anche qui. Ok? Quindi abbiamo di nuovo trovato un controesempio. Il nostro teorema 3 è sbagliato. Non è vero che con qualunque doppio tris bilaterale vinco. Allora, come va modificato il teorema? Quindi la regola, il teorema in questo caso è una regola che uno magari impara giocando e che poi può utilizzare durante una partita, durante un torneo, no? Questa è un po' l'idea. Uno impara delle strategie che poi applica in partita. Riconosce delle situazioni di gioco e dice: io qui so che se riesco a ottenere questa condizione poi ho vinto, giusto? Quindi un po' questa l'idea. Allora, come va modificato il teorema 3? Prego. Ok, se ho un doppio tris bilaterale in cui c'è lo spazio per poter fare un quatris, almeno un quatris bilaterale, allora ho vinto. Sì, è corretto, vediamo, quasi corretto. Allora, ognuno dei due tris non solo deve essere bilaterale, ma deve poter diventare un quatris bilaterale, come diceva lui. Lo chiameremo, creiamo una nuova definizione, lo chiameremo tris efficace. Quindi efficace è un tris bilaterale che può diventare quatris bilaterale. Allora, in questo caso qui, questo qui è un tris bilaterale, ma non può diventare quatris bilaterale. Ok? Quindi lo chiameremo tris efficace. Allora, teorema 4, sempre nell'ipotesi di vantaggio, che vi propongo, è: se ho un doppio tris efficace, vinco. Siete tutti d'accordo? O c'è qualcuno che dubita? Magari trovate un controesempio, non si sa. Allora, in generale, è vero che se ho un doppio tris efficace, vinco? Qualcuno dubita o siete tutti d'accordo? Procediamo? Procediamo? Allora, e se fossimo in questa situazione? Qui abbiamo due tris efficaci, perché questo qui può diventare un 4 bilaterale, questo qui anche può diventare un 4 bilaterale. Quindi qui ho un doppio tris efficace. Riesco a vincere? Secondo voi? O il bianco può bloccarmi? Se il bianco mette qui, mi blocca, come dice lei? Sì, sì. Come dice lei, se il bianco gioca in alto, abbiamo di nuovo trovato un controesempio. Perché se il bianco ci blocca in uno, il quatris bilaterale non riusciamo a farlo, perché ci blocca entrambe le possibilità di quatris bilaterale. Quindi il teorema 4 è ancora sbagliato, va precisato. Non solo i due tris efficaci, non solo dobbiamo avere due tris efficaci, ma devono essere indipendenti, ovvero sia non bloccabili con la stessa mossa. In questo caso noi avevamo due tris efficaci, però erano bloccabili con la stessa mossa, quindi li chiameremo dipendenti. Allora abbiamo bisogno di due tris efficaci indipendenti. Quindi teorema 5. Se ho due tris efficaci indipendenti, sempre nell'ipotesi di vantaggio, vinco. Siete d'accordo? Ci siamo? Ok? No, questa è giusta. Quindi, questa è giusta. Se ho due tris efficaci indipendenti, vinco. Ultimo passaggio, poi chiudiamo e potete provare il gioco lì ai tavoli con Marco. Ultima situazione di gioco che vi propongo, tocca a voi. Siete il nero, dove giochereste?
Prego. Venga, venga. L'idea è sfruttare quello che già sappiamo, quindi bisogna arrivare a 5. Per poter arrivare a 5, se abbiamo un quatris bilaterale, vinciamo. Per poter ottenere un quatris bilaterale, se abbiamo un doppio tris, se abbiamo due tris efficaci indipendenti, riusciamo a ottenere un quatris bilaterale. Vediamo se qui riusciamo a ottenere qualche situazione interessante. Io la metterei qua. Lì. Allora, questa... Sì, diciamo... Sì, 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 sì. Allora, funziona, 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 funziona. La risposta è giusta, io propongo un altro, un'altra mossa perché mi torna più comodo, comunque la, la risposta è corretta. Grazie. Allora, vediamo... C'è qualche altra proposta? Prego. Questa, anche quella funziona. Ok? Qualche altra proposta? Poi adesso vedremo perché funzionano, eh? Qualche altra proposta? Dove? Quale? Adesso tocca al nero, eh? Sì. Dove? In che punto? No, ma in che punto gioca il nero? Ma non si possono spostare le pedine? Si possono solo aggiungere le pedine? Allora, una l'ho aggiunta qua. Una ne devi aggiungere. Quella lì. Perfetto. Quindi la stessa proposta sua. Ok. Anche quella funziona. Sì. No, qui non funzionerebbe. Qui non funzionerebbe. No, quella non funziona. Sì, questa va bene. Questa va bene. Altre proposte? Allora, vi faccio vedere l'ultima mossa che funziona, che è questa qui. Numero 1. Se giochiamo in 1, abbiamo ora due minacce, una in A e una in B, di creare due tris efficaci indipendenti. Se gioco in A, qui ho un tris, diciamo, qui e qui, ho due tris efficaci che sono indipendenti. Perché entrambi possono diventare quatris bilaterale, e non sono bloccabili con la stessa mossa. Se gioco in B, qui e qui creo anche lì due tris efficaci indipendenti. Quindi giocando la mossa 1 ho una doppia minaccia di creare due tris efficaci indipendenti. E quindi nell'ipotesi di vantaggio, se il bianco mi blocca in A, io gioco in B e viceversa. Quindi riuscirò a creare due tris efficaci indipendenti. Dai due tris efficaci indipendenti riuscirò a creare un quatris bilaterale e poi un cinquis. Ok? Questa è l'idea. Per cui, teorema 6, se ho una doppia minaccia di creare due tris efficaci indipendenti, sempre nell'ipotesi di vantaggio, vinco. Prego? Sì, se il bianco gioca in A e noi mettiamo il nero in B... Sì, c'ho un quatris, io lo blocco. Poi non funziona. Grazie comunque. Ok, quindi in questa situazione il nero... Allora, adesso la conclusione. La cosa interessante di questa situazione qual è? Che il nero, in questa situazione qui, ha delle file di massimo due pedine e noi dobbiamo arrivare a 5. Ok? Eppure... Grazie ai nostri teoremi possiamo prevedere più facilmente gli sviluppi di gioco e capire che il nero ha già vinto. Quindi capire il futuro per decidere il presente. Questa è l'idea. Riepilogando, da questa situazione tramite il postulato 4 sappiamo che arriveremo ad avere due tris efficaci indipendenti. Tramite il postulato 4 sempre sappiamo che da due tris efficaci indipendenti potremo avere un quatris bilaterale e sappiamo sempre col postulato 4 che
dal quatris bilaterale, cioè il postulato 4 dice che si gioca alternativamente, no? Quindi analizzando la situazione sappiamo che da un quatris bilaterale, sempre nell'ipotesi di vantaggio, in cui siamo in vantaggio, cioè l'avversario non ha attacchi migliori dei nostri, da un quatris bilaterale arriveremo a un cinquis. Per il postulato 5 ci dice che il cinquis ci fa vincere. Ok? Questa è la conclusione. Questa è una piccola bibliografia, se poi vi interessa me la potete chiedere. E xie xie vuol dire grazie in cinese. Restate con noi e potete accomodarvi lì ai tavoli per provare a giocare.